Francescante Domenico, anche quest'anno torna Nuvole di Grano, questo concorso tutto dedicato a Sant'Anna con i ragazzi di Jelsi, più categorie ma un disegno unico appunto, quello che esce dal cuore in onore di Sant'Anna. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto comunque omaggiare la festa del grano con questo avvenimento a tema, il Nuvole di Grano. Come hai ben detto, ci sono tre categorie, una per ogni età, i più piccoli, poi la fascia media junior e i senior per così dire, dipende appunto dall'iscrizione dei ragazzi. Anche quest'anno ci sono diversi ragazzi impegnati in questa attività e alla fine del concorso ci sarà una giuria che avrà il compito appunto di in qualche modo decidere il disegno, la creatività che vince quest'anno, una per ogni categoria. Abbiamo notato che molte volte non è il disegno ben fatto perché a premiare a volte l'idea creativa, che è la stessa poi che anima le menti sapienti e le mani degli artisti di Jelsi. Quindi abbiamo la categoria junior, medium e senior, quindi in bocca al lupo a tutti i bimbi e siamo felici della partecipazione a questo evento. Quest'anno la tematica appunto il grano, Sant'Anna e il Papa. Sì. Sì, l'idea è venuta pensando un po' a quella che è il claim che è presente in tutti i manifesti di quest'anno, la creatività che riporta sembra oro. Sono le parole che Giovanni Paolo II disse, esclamò a vedere uno dei nostri carri tanti anni fa. Quindi abbiamo legato questa idea di questo Papa così amato e apprezzato con la festa del grano. Il link poi è anche con il nuovo Papa che ha fatto visita alla nostra terra, quindi è un momento anche di esaltazione per i bambini emozionati a vedere il Papa che a volte si pensa troppo lontano dalle proprie case. Quindi il Papa Francesco unito a Giovanni Paolo II e le sue parole, e tutto questo dovrà sfiorare in un tripudio di creatività nei fumetti dei bambini. Appunto, tanta creatività, anche tanto entusiasmo qui in questa sala per vincere. Sì, assolutamente. Vincere, anche se per noi è un po' la competizione, ma è di base perché comunque stiamo parlando di una manifestazione comunque che è tra i bambini, ma non ha uno scopo così competitivo come altri tipi di contest. Jelsi, tutto il paese lavora per le trecce, tu come ti chiami? Nicolà. Quanti anni hai? 9 e mezzo. E che stai facendo qui con tutto questo grano? Stiamo pulendo le trecce. Per che cosa? Per Sant'Anna. Tu vai anche a scuola delle trecce, vero? Sì. E stai imparando a fare le trecce, come si lavora tutto il grano? Sì. È difficile? No. Quindi continuerai, crescerai qui a Jelsi con questa tradizione? Sì. Allora andiamo avanti perché ci sono anche i tuoi amici. Tu come ti chiami? E quanti anni hai? No, 10. E anche tu stai lavorando qui? Sì. Perché? Che stai facendo? Stavo tagliando la paglia. Per fare che cosa? Le trecce. Per Sant'Anna? Sì. Anche l'anno scorso hai lavorato con il grano? Sì. È difficile, bello, ti piace? No, bello. Bello e mi piace. Ok, grazie, continua a lavorare, andiamo avanti. Qui ci sono altri giovanotti. Come si chiamano? Pasquale. E? Angela. Voi che cosa state facendo? Stiamo tagliando la paglia. Per fare le trecce. Da quanto tempo state lavorando? Cos'è, già una treccia lunghissima, vediamo. Dal 1 luglio. Quindi sono un bel po' di giorni. Sì. È difficile, è stancante? No. Ci vuole un po' di cose, sì. Però è bello. Quindi vi impegnate insieme, sì. Anche più grandi. Sì, sì. Allora andiamo avanti e c'è anche qualche nonna, qualche signora che lavora da tanti anni con il grano. Chi passa il grano? Come funziona questo lavoro? Un lavoro, ci vuole un lavoro qua. Perché tante cose. Prima si sembra, poi si fa trascare, poi si fatti i manocchi e poi si fanno i maschi e poi si fanno trecce e si mettono a mollo. Però è un lavoro difficile e lungo. Voi lo fate da tanti anni e continuate anche, sì, con i più piccoli, con i bambini che devono imparare quest'arte. Sì, non stiamo imparando che i bambini che tagliano, sapono tagliare pure trecce,
Là lo fanno più volentieri, no? E che parliamo come a noi qua. Che i bambini si devono pure, come si dice, da far d'accordo, da fare un lavoro, no? Cioè sempre pure parlare. Loro però riescono e sono anche contenti. Sì, sono contenti i bambini. È bene, un po' per ciascuno e tutto si fa. Già sono parecchi giorni che stiamo qua, dal primo di luglio che lavoriamo. Quindi sono già 2 settimane. Mercoledì, se si finisce se Dio vuole. Tanto comunque dovete continuare fino al 26 per tutti i preparativi, per tutto quello che c'è da fare per Sant'Anna. Sì, tutto dobbiamo fare, sempre si fa per la Santa, ma non, nessuno ci sentiamo bene. Per dite la verità. Però continuate a lavorare. Ma per forza, come devo fare? Le signore qui continuano a lavorare. Come va il lavoro oggi? Ma non c'è male. Va bene, va bene. Allora, adesso che state facendo? Le trecce. Questo è il lavoro più difficile? No, ci sono i lavori difficili. Tenete a vedere i lavori belli che fanno i giovani. Che... Con i carri? I carri, sì, là stanno... Il lavoro è difficile pure, è pieno di pazienza, giusto tutti quelli che... Ma il bello è che tutto il paese è insieme, dalla raccolta del grano, le trecce, i carri. Questo sì. Grazie, andiamo avanti. Qui c'è anche un signore, abbiamo sentito tante signore. Il signore che ci dice? Che cosa sta facendo? Come va oggi? Sto aiutando a fare le trecce con questa signora. E come va? Tutto bene. Questo ogni tanto me li chiamo perché ci faccio svelto. Bisogna essere precisi. Sì. Questo è preciso questo. Qui a Iel si siete tutti precisi perché le trecce vanno a abbellire tutto il paese e quindi è importante fare un buon lavoro, vero signora? Sì, è importante. No. Voi andate avanti da anni con questa tradizione. Sono pochi anni, non ci sono stata qua. Quindi lei era di Elsi, sì. Ha vissuto fuori e è tornata ora qui. Sì. Ha ripreso questa tradizione bella e importante per tutti. Sì, aiutiamo tutto il paese, insomma, a fare queste cose. Arianna e Felicia, siamo nella scuola delle trecce, scuola Carro. Voi siete le educatrici di questi grandi campioni del grano. Ma che cosa si fa qui? Cerchiamo di insegnare le tecniche che si usano per realizzare un carro, tipo facendo la paglia schiacciata oppure come si mettono i chicchi in ordine e la paglia tritata, perché loro, essendo ragazzi di prima media, ancora non entrano nell'ottica della costruzione di un carro. Come si lavora? In ordine, prima di tutto. E, dipende dal lavoro che facciamo, perché appunto con la paglia schiacciata bisogna prima sceglierla, tagliarla, vedere quella che è buona e quella che non è buona. E poi una volta scelta viene schiacciata con la macchina per fare la pasta e poi viene messa sullo scotch. E invece per quanto riguarda i chicchi, esistono vari tipi di chicchi e noi li scegliamo e in base a quello che dobbiamo fare o li tostiamo anche per fare le sfumature, poi dipende anche da come li vogliamo usare noi. Ci sono un po' di segreti che possono essere imparati solo qui venendo a scuola? Diciamo, alla fine quello che facciamo di qua lo abbiamo imparato grazie ai nostri genitori, quindi sono cose che man mano uno tramanda, di sì, diciamo di sì. E la tradizione continua dai vostri genitori a voi e ai ragazzi più piccoli di Elsi? Sì, certo, e speriamo che vada sempre avanti così, sì, è quello che cerchiamo di trasmettere anche ai ragazzini più piccoli della scuola delle trecce, del carro.